Ci sono piante che dobbiamo portare lungo la marcia nell'itinerario per poi tornare qui e poi sceglieremo alcune piante da piantare e altre verranno regalate. Poi ringraziamo di nuovo tutti i presenti. Io sono Massimo Livadiotti, presidente dell'associazione Respiro Verde Le Gabberi. Io ho distribuito un po' di comunicati stampa, ma penso che molti di voi un po' sanno la motivazione di questa quarta edizione nazionale della Marcia degli Alberi. Nasce questa iniziativa un po' soprattutto per solidarietà nei confronti delle associazioni e dei residenti che in quest'ultimo anno, due anni, hanno cercato di impedire questo scempio che è stato fatto in questo municipio, dove pare appunto siano stati abbattuti più di 1000 alberi, in prevalenza credo pini, però ovviamente questi alberi che sono stati abbattuti, tra l'altro noi abbiamo fatto un sopralluogo nei mesi scorsi, abbiamo potuto verificare insieme a degli esperti che molti di questi alberi erano anche sani, ma la cosa grave è che in questo ambito di intervento di potature e di abbattimenti hanno fatto degli interventi di messa in sicurezza di almeno altri 1000 alberi che abbiamo visto soprattutto pini, in condizioni che sono stati ridotti, in condizioni tali che praticamente nei prossimi anni verranno sicuramente abbattuti anche questi. Quindi il danno è enorme. Questo municipio secondo noi meritava la solidarietà da parte della nostra associazione. Abbiamo fatto questa proposta alle associazioni del posto per fare appunto la quarta edizione della marcia qui a Ostia ed eccoci qui che ci ritroviamo insomma in una bella giornata. Abbiamo portato un po' di piante, abbiamo distribuito un po' di alberelli e adesso io vorrei cedere la parola ad Anna Catalani, che è una nostra associata che praticamente si è attivata tantissimo per fare in modo che questa marcia si svolgesse qui a Ostia. Grazie di nuovo. Buongiorno a tutti, ci siamo visti anche altre volte, tantissime volte, per protestare contro i tagli che sono stati effettuati su questo territorio. Sono stati tantissimi, abbiamo visto abbattere tantissime piante e ormai eravamo affezionati a queste piante perché facevano parte del nostro vissuto. E dopo le proteste che abbiamo fatto al municipio e abbiamo portato avanti per tutto il territorio, ci troviamo qui oggi con i nostri amici di Respiro Verde per fare non è una protesta, è una speranza in qualcosa di migliore. E noi iniziamo con una piccola pianta sulle spalle per avere questo futuro per i nostri figli e per tutti quelli che verranno migliore di quello che abbiamo avuto. Mi fa piacere che siete in tanti e siamo in tanti oggi a farci vedere che abbiamo bisogno di un verde curato, di una città più curata, in modo che ci permetta di vivere meglio a tutti quanti. Contiamo su di voi per continuare a sensibilizzare le persone e noi stessi nel tenere pulito e nel tenere vive quelle piante che poi metteremo a dimora oggi. Vi ringrazio della vostra presenza. Grazie, do un attimo la parola a lui e poi inizieremo la marcia. Grazie Massimo, sono onorato, sono veramente felice di stare tra voi. Grazie. Voi siete delle persone speciali e io che che avevo questo grande desiderio nella vita di accompagnarmi a persone speciali come voi, sono stato esaudito. Per me oggi è una giornata splendida. Siccome per i nostri politici le piante, gli alberi, gli animali sono cose, e noi cominciamo a muoverci per far sentire a loro e anche a quelli che non politici, per cui piante e animali sono solo cose, cominciamo a con queste manifestazioni di gioia, di condivisione di queste cose, a far sentire la nostra voce che è
diciamo, segue Dio e non Cesare, come ho già detto nelle mail. Noi siamo seguaci di Cesare per quanto riguarda la nostra vita, tutto quello che le norme che bisogna seguire perché una società possa assolvere le sue funzioni. Però per quanto riguarda le leggi della natura siamo anche con Dio. E vi auguro e spero che questa cosa diventi sempre più grande, si faccia sempre in più realtà territoriali, che diventi sempre più un fatto non soltanto una volta l'anno, ma diventi una cosa periodica e speriamo di sensibilizzare anche questi nostri politici che non devono abbattere gli alberi. E quando ci sia necessità di abbatterli o di bisogna piantarli in altre 10 al posto loro. Vi ringrazio tutti veramente di cuore. Grazie. Allora, abbiamo Valentino Valentini che viene direttamente da Taranto per questa manifestazione. Sì. Come mai? Beh, diciamo che pensavo che Roma fosse una città mediamente più colta di quello che diciamo del materiale umano, del livello di materiale umano a livello culturale relativamente alla Puglia. Per cui poi abitava mia sorella, abitava col marito, abitava a Roma da tanti anni, venivo spesso a Roma e mi sono accorto di questa differenza culturale, per cui ho cercato di venire a Roma sensibilizzando i romani, perlomeno sarebbe stato più facile realizzare un corteo di questi con gli alberi sopra nello zaino. Per cui questa cosa è andata bene, l'ho fatta da solo da prima, poi ho avuto dei contatti, delle amicizie con le varie associazioni romane e siamo riusciti a fare vedere, dopo questa è la quarta edizione, stiamo riuscendo a fare una cosa piuttosto di grande visibilità. E noi quello che tendiamo, che vogliamo, è farla in ogni città importante dell'Italia e anche dell'Europa, perché no? Perché la flora, sapete tutti, è inutile che ve lo spieghi io, no? Quanto è importante e quanto è fondamentale, anche per la biodiversità. Quindi questa è la cosa, che ho trovato a Roma un interesse, una sensibilità maggiore. Questo non toglie che possiamo farla anche in ogni realtà in cui ci sia della sensibilità. Com'è questa camminata? È piacevole, siamo tanti e è una bella sorpresa, una bella iniziativa. Perché farla? Perché soprattutto il nostro territorio che ha subito dei tagli sconsiderati, era giusto insomma ricordare anche quello che è successo e dare insomma una speranza a chi crede ancora che gli alberi siano fonte di vita, di aria, di sia una cosa piacevole, non vengono visti solamente come un ornamento insomma da tagliare.